Konnichiwa, ciao a tutti da Milano. Vedete cosa ho qui? Una scatola tutta scocciata perché all'interno c'è un massimento carico di bambole comprate su Vinted. Oggi facciamo un piccolo unboxing, il mio piccolo thrift haul di ciò che ho preso da Vinted, perché qui dietro, tipo, vedete anche i miei nuovissimi Power Pony. Anche questi presi su Vinted, farò poi un video a parte per farveli vedere, però adesso concentriamoci su questa box che mi arriva dal Portogallo. Abbiamo 1, 2, vi giuro non mi ricordo che cazzo ci sta, non mi ricordo più, 3. Messo tipo anche della segatura di penna dentro, fatemi vedere. Ok, finito. Vediamo un po' che cosa ci sta, perché ci ha messo un po' di tempo. Purtroppo Vinted, quando compri praticamente su Vinted da altri paesi esteri, ci mette un pochetto. Iniziamo col primo pacchetto, perché qui all'interno dovrebbero esserci 2 bambolozze. Diciamo che il packaging è fatto veramente bene, pure troppo direi, perché è un po' un delirio. Iniziamo con la mia prima Winx. Non ho mai avuto una Winx in vita mia e ho comprato questa Bloom che ha dei capelli osceni. Non so come sistemarli, non ha le ali purtroppo, però ho preso Bloom perché mi piaceva molto il viso. Andrà naturalmente nella pila delle bambole da restaurare. Sicuro, non ha scarpe, non so quali scarpe possano andare bene per lei, però è la mia prima Winx e devo dire che è davvero molto molto bella, a parte questo orrore che non so come si possa sistemare, ma ci proviamo. Il viso è molto bello, però indossa questo vestito che non so, non so nulla, non so se sia il suo outfit originale eccetera, credo che le manchi qualcosa perché così mi sembra un po' ignuda, però vabbè, abbiamo quindi Bloom, la mettiamo qua seduta in attesa delle altre, poi andiamo avanti e abbiamo una, non mi ricordo più, l'ho presa tutto dallo stesso venditore naturalmente. Così risparmiato delle spese di spedizione. Abbiamo una Moxie Girl, anche lei è un po' ciotto, un pochino distrutta, però nulla che non si possa sistemare. Questo outfit è un po' danneggiato, vedrò come farlo, se conviene a questo punto togliere tutta questa parte viola, però è molto carniale. Moxie a me piacciono tanto. Ho comprato anche lo chalet che poi vi farò vedere anche quello, quindi per adesso la mettiamo qui. Poi apriamo l'altro pacchettino e vediamo che cosa c'è, perché come vi ho detto non mi ricordo. Ah, abbiamo una Shelly o Kelly che dir si voglia, credo che sia tipo della serie di Rapunzel, non mi ricordo. Mi piaceva tanto. Siccome costava veramente poco, tipo 3 o una cosa del genere, l'ho aggiunta alla pila. Il pacchetto è molto carina, le hanno messo questo fermaglio che poi sistemerò, però ha un viso veramente carino. È lo screening, ragazzi, siccome questa è di, vediamo se mi dice l'anno, del 94. Lo screening delle Barbie comunque era decisamente migliore e lei è adorabile, mi piace tantissimo. Mettiamola qua. Poi andiamo avanti, qua lo stavo aprendo questo qua. Non vorrei rovinare nulla. Però tocca forzare un pochino, credo, per aprire. Ah, qui praticamente ho trovato questa Barbie, me l'ha messa, quindi l'ha messo Shelly o Kelly, che dir si voglia, con questa Barbie che non riesco ad aprire. Troppo impacchettate, va bene i pacchetti però alla miseria. Ok, questa è praticamente Barbie diario segreto, tipo, no? Il braccio va un po' per i fatti suoi, ma vabbè, e mi piaceva molto il viso, non l'avevo mai, no, questa Barbie non l'ho mai vista. Fatemi vedere dietro che dice,
del 91, è molto molto bella. Dovrebbe arrivare, infatti c'ho anche il, mi è arrivato anche il DVD, credo che sia in portoghese, quindi non so quanto mi possa servire. Non so nemmeno se questo sia il suo outfit originario, però ha ancora gli orecchini e va naturalmente sistemata, però è davvero bella. Mi piaceva molto il viso, non lo so perché, non l'avevo mai vista e mi piaceva e l'ho preso. Apriamo allora questo nudo. E vediamo un attimino gli accessori con cui arrivava questa bambola originariamente, perché era tipo Barbie caro diario, praticamente mai diario di Barbie. Allora arriva con questa matitina, che è praticamente quello che resta della matitina, in pratica questa piccola matita mette a fuoco, grazie, così. E poi arriva con questo DVD, che non so cosa sia onestamente, diario da Barbie. E arriva veramente con, ah no, vedete, era veramente il suo outfit originale. Aveva questi, queste scarpe che sono molto molto belle. Aveva anche questo in realtà. Ah, aveva tante cose, aveva anche un giacchino magnifico che non c'è, peccato. E comunque questo è mai in portoghese, quindi idiomas. Ah, c'è anche in inglese, quindi forse potrò vederlo in inglese questo, non so. Però è molto bella. Poi andiamo avanti, qui dovrebbero esserci delle brats. Quindi sono un po' messe male. Però le ho pagate poco e quindi non avendo purtroppo in Italia dei market oppure comunque dei thrift shop di seconda mano, dei negozi di seconda mano di giocattoli dove poter pescare bambole, e allora c'è Vinted che mi aiuta a prendere bambole praticamente di seconda mano. Allora ho trovato questa, dovrebbe essere cosa? Dai, Chloe, non mi ricordo che qual era la serie, però è bellissima, mi piaceva assai, anche perché ha le gambe colorate, mi piaceva. Troverò un outfit da farle mettere del 2001. Avevo anche visto il tipo di serie, ma non me la ricordo. I capelli in questo caso di Chloe non sono malaccio e mi piaceva molto il suo viso. Mi dovrò trovare qualcosa che vada bene con l'arancio in pratica, però mi piaceva molto e ho deciso di prenderla, Chloe. E poi ho preso Wild Safari, credo che sia Wild Safari di Yasmin, dovrebbe essere, non uccidetemi se ho sbagliato. Anche lei non ce l'ho e mi piaceva molto, questa arriva almeno col cappello, mi piaceva molto il viso. Però non è Yasmin perché non ha il cosino, mi dite chi è, forse Megan, perché ha i capelli rossicci, forse è Megan. Quindi Wild Safari Megan avevo trovato, e anche per lei, siccome ho parecchie, veramente parecchi outfit spari delle Bratz, credo che potrei riuscire a acconciarla per bene. Lei ha un po' le labbra rovinate, non so come poterle sistemare, però mi piaceva molto e mi sono decisa a prenderla. E niente ragazzi, questo è il mio piccolo haul da Vinted. E domani credo di riuscire a filmare qualcosa, lo spero, perché ho tantissima tantissima roba che è rimasta impacchettata e non ancora riesco a spacchettare. Noi ci vediamo alla prossima. Da Milano è tutto, mattanè!